sia F minuscolo appartenente a C2 di un dominio regolare a B. Quindi un dominio regolare, d'accordo? Calcoliamo l'integrale sulla frontiera di B della derivata di F scala parziale rispetto alla normale. Dove N è il versore normale esterno alla frontiera di B. Il versore normale alla frontiera di B esterno a B. D'accordo? Questo come lo possiamo scrivere, ragazzi? Possiamo scrivere la di F rispetto ad N. Questo è uguale all'integrale sulla frontiera di B del gradiente di F scalare la normale N in dei sigma. D'accordo? Allora, se abbiamo supposto F di classe C2, il gradiente di F è un campo di classe C1. Possiamo quindi applicare il teorema della divergenza al gradiente di F. D'accordo? Cosa viene? Questo è uguale a l'integrale triplo su B della divergenza aperta tonda, non di F, ma applicare, questo è il vostro campo, al gradiente di F di X di Y di Z. E allora, se cosa è uguale la divergenza del gradiente? Andiamoci a scrivere. La divergenza per tradurre il gradiente è uguale, esplicitiamo il gradiente, è uguale alla divergenza per speciale gradiente. Che è il gradiente? È il vettore che ha prima componente la derivata di F rispetto a X, la seconda componente la derivata di F rispetto a Y, la terza componente la derivata di F rispetto a Z. La derivata di F rispetto a X, la derivata di F rispetto a Y, d'accordo? Come si calcola la divergenza di un vettore, di un campo vettore? Bisogna fare la derivata della prima componente rispetto a x, più la derivata della seconda componente rispetto a y, più la derivata della terza componente rispetto a z. Quindi questo viene è uguale. Quando fate la derivata della prima componente rispetto a x, cosa ottenete? La derivata seconda di f rispetto a x. Di F rispetto a X, poi più la derivata secondo di F rispetto a Y, di F rispetto a Z. Ma questa cosa, ragazzi, questa quantità? Come si chiama questa quantità? Il Laplaciano di F, e si danno con delta grande maiuscola F. D'accordo? Vi trovate? Quindi, in conclusione, ragazzi, questo integrale è uguale, dobbiamo sostituire la D, è uguale all'integrale triplo su B di delta F di x di y. Trovate?
Allora, per esempio questo fatto, facciamo questo esercizio, scusa, scrivi. Lasciami se faccio questa lavagna. Sia di un parallelepipedo di dimensioni A, B e C. Sia F di classe C1 di D. C2, scusa. C2. Sia, vengono di parlarsi d'accordo. Con delta F uguale 5 in D. Punto. Calcolare l'integrale sulla frontiera di T della derivata di F rispetto ad L in D sigma, dove N è il versore normale esterno a D. D'accordo? Questa cosa è uguale, ragazzi. Bisogna applicare il teorema per il stato precedente. Questo non è altro che l'integrale triplo su D di D, di delta F di X di Y di Z. Ma delta F quanto vale? 5. Questo è uguale a 5. La 5 la posso portare fuori, questa è 5, cosa deve essere? Scusate, deve essere l'integrale triplo su D di X di Y di Z, cosa è la misura di D per M di D, che è uguale a 5 per A, B, C. Sia F di classe C1 di D. D'accordo? Dove D è un dominio regolare dello spazio. Per calcolare l'integrale triplo su D della derivata di F rispetto ad X di X di Y di Z. Questa, ragazza, come posso vedere? Voglio trasformare questi, voglio scriverlo, no? Come integrale di superficie. Questo posso vederlo. Voglio vedere una divergenza di un campo vettoriale. Questo è uguale a l'integrale triplo su D della divergenza aperta tutta del campo vettoriale che è per prima componente F, seconda componente 0, terza componente 0 in
Sì. D'accordo? Vi trovate? Allora, a questo punto posso applicare questo campo vettorale di classe C1, perché è di classe C1, apri il teorema della divergenza, e questo è uguale a l'integrale sulla frontiera di D, no, integrale sul coefficiente adesso, sulla frontiera di D, di questo campo, quindi F virgola 0, scalare la normale n in d sigma, dove n chi è? Il versore normale sulla frontiera di d esterno al d. Ma cosa viene questo, ragazzi? Viene soltanto, non lascio tutto spazio, viene soltanto f per la prima componente di n. Come posso dire la prima componente di n? Prima componente di n, in altro il prodotto scalare di n per il versore e con 1. Questo qua, l'integrale sulla frontiera di D di F per N scalare e con 1. Indesiderato. Dove chi è con 1? 1 per 0. Quindi c'è trasformato questo integrale di volume in integrale di superficie. Ragazzi, qua ho fatto la data di f rispetto a x, e mi sembra la data di f rispetto a y, cosa è riuscito qui? E 2 e 1. La data di f rispetto a z, come venire? L'integrale su S, l'integrale su S di Z per la cotangente di X tratto Z. Indesigma, dove S è il sostegno della superficie P. Due punti UV appartenente a B, associa aperta tonda U per B virgola U quadro virgola B, e B
quadro, parentesi grande, le Q più V appartenenti a R quadro, le Q più V appartenenti a R quadro, allora, meno un terzo è minore di U e minore di un terzo, meno un terzo, minore di U, minore uguale anche, minore uguale di un terzo, ferma, radice di 1 meno, tutto radice 2, eh? 4 quadro meno 4, qua, scusa, 4 un quadro. Meno 4 uguale a quarta. Minore uguale, minore uguale di V. Minore uguale di 2 radice di 1 meno Q quadro meno uguale a quarta. Questo va bene. Quindi Q meno 4 meno 4 meno 4 meno 4 Q meno 4 meno 2 alla quarta Q per V Q 4 calcoliamo questa integrale, queste cose qua sono integrali, riusciamo a fare l'integrale, può essere di Z di poi arco tangente di x su z indisibile uguale per definizione integrale doppio su b. Cosa devo fare? Al posto di z devo sostituire no, b, al posto di x devo sostituire v, al posto di y u quadro. Quindi posti z devo sostituire b, arco tangente, al posto di x devo sostituire uv, al posto di z devo sostituire aspetta tutto questo è moltiplicato per che cosa? Per la norma della derivata di φ rispetto a U, ho detto che trovate la derivata di φ rispetto a B. Lo calcoliamo a parte, calcoliamo qui. La derivata di φ rispetto a U. Terza componente rispetto a U è uguale a 0. Poi la derivata di F rispetto a B, d'accordo? No,
Andare P rispetto a U. La C di scritta, andare P rispetto a U. Prodotto. Andare P rispetto a B. È uguale. Cancello questo, meno più. Ci metti meglio con meno, sì. Cancello questo, ma... Ragazzi, di questo. D'accordo? Di questo fatti la norma. Professore, fa meno 2 u quadra, non 0, perché sarebbe diagonale principale, quindi diagonale secondo destra, cancelliamo 0 e 1. L'ultimo? 0 e 1, 2 u. Ma scusa, questo non è visto, abbiamo preso il 0, scusate. Viene meno 2 u quadra. Ma lo rispetto all'asse U, quindi è uguale l'integrale a sinistra, l'integrale tra U dove vale tra meno un terzo e un terzo, poi aperta dopo V dove vale tra le due radici. Questo è uguale all'integrale tra meno un terzo e un terzo. Ragazzi, allora,
stiamo integrando in debut, quindi dal quadrimetrico posso portarlo fuori. Poi cosa resta? Ragazzi, guardate, resta questo qui. Sono sicuro che c'è una cosa. Non c'è questa radice, un mezzo. Questo per V. Stiamo integrando in V, aspetta. Quindi 4 4 più 4 U alla quarta sono delle costanti. La radice di un quadro chi è? 2V. Quindi qua possiamo moltiplicare e facciamo un mezzo. Quindi abbiamo qua la quadra laterale di V4. Quindi chi arriva di chi vedi questo? Se questo è elevato a un mezzo più uno, che sarebbe 3 mezzi. Tutto diviso, moltiplicato 2 terzi. Quindi per 2 terzi. Allora questo qui, 4 U4 più V4 più 4 U alla 4. Tutto elevato? No. 3 e mezzo. In più. Su prova a calcolare dove? Tra queste due quantità. Un terzo l'integrale tra meno un terzo e un terzo della cotangente di 1. Usa solo di qua, ragazzi, devo sostituire. A chi devo sostituire questa quantità? Io sostituisco, a voi lo sostituisco, quindi vieni, quando sostituisco una volta, vieni, aperta tutto, vai, vieni, 4, per, questa qua fa 4, 4 per 4, 16, che moltiplica, viene, ah scusa, qua lo sostituisco, scusa, qua, scusa, 4, 4, poi più 4 per aperta tonda 1 meno un quadro meno 1 alla quarta. Meno 1 alla quarta più 4 1 alla quarta elevato a 3 mezzi, d'accordo? Meno 3 al quadrato. Aspetta, metto, ci adesso metto solo la più 1 meno 4 più 4 meno 4 uguale a 4 più 4 alla quarta elevato a 3 mezzi.
chiuso la divergenza. Mi trovate? Sì. No, qua che succede? 4 alla quarta e questo sarà. Questo e questo sarà. Poi cosa succede? C'ho 4 alla quarta e meno 4 alla quarta e se ne va. Quindi questo e questo se ne va. 4, meno 4 alla quarta e 4 alla quarta. Quindi cosa resta? Resta uguale un terzo, come integrare tra meno un terzo e un terzo della cotangente di 1. Allora, 4 aperta la sonda, 4 elevato a 3 mezzi, meno 1, no. Meno 1. Chiusa con de 1. D'accordo ragazzi, questo viene 0 perché questo è integrale tra meno un terzo della funzione dispari che fa 0. O se volete fare il conto direttamente, bravo, sarà la tangenza, la combinazione delle parti. Comunque è inutile farlo perché la funzione dispari tra meno un terzo fa 0. Ok, grazie. Vuoi dire tu? Sia C uguale parentesi graffa X appartenente a R3. Ragazzi, questa volta le rendite delle 3 lo indichiamo con X, Y, Z, lo indichiamo con X, quindi avrà componenti su X2, X3, d'accordo? Ok. Tale che la norma di X meno meno il vettore 575 chiusa la norma e meno il 2 sia F tale che a X appartenente a R3 meno l'origine tra parentesi grafica 2 no l'origine. Il vettore dell'origine si mette tra parentesi grafica 2 no, è piaciuto bene, tu anche le grafiche questo no. Associa 12 diviso la norma di x al cubo la norma di x la norma per x quindi questo è un campo vettoriale, la prima componente è 12 fratto la norma di x al cubo per x con 1, la seconda componente è 12 fratto la norma di x per x con 2, la terza componente è 12 fratto la norma di x al cubo per x con 3. Calcolare
l'integrale sulla frontiera di C di f scalare n di sigma dove n è la normale unitaria uscente da sigma, è il versione normale esterna a C uscente da C. Allora, questo, come si calcola questa integrale? Applichiamo il teorema della divergenza. La scriviamo: l'integrale sulla frontiera di G di f scalare n è uguale all'integrale triplo su C della divergenza, e scriviamo che f direttamente di allora, 12 fratto la norma dx dx una base lasciata dx. Ragazzi, abbiamo calcolato quindi la divergenza di questo campo vettoriale, d'accordo? Allora, esplicitiamoci il campo vettoriale. Metti fuori 12 fratto la norma di questa calcolare la divergenza di questo campo vettoriale, d'accordo? Dobbiamo calcolare la derivata della prima componente rispetto a x con 1 più la derivata della seconda componente rispetto a x con 2 più la derivata della terza componente rispetto a x con 3. Iniziamo a calcolare la derivata della prima componente, la derivata parziale rispetto a x con 1 di la 12, lasciamo stare in testa per 12 x con 1 fratto la norma di x al cubo, d'accordo? Come si calcola? Quindi allora, il denominatore va il quadrato del denominatore, quindi la norma di x alla sinistra. Il numeratore cosa va? La derivata del numeratore che è x con, la derivata rispetto a x con 1 che è 1, la norma di x al cubo meno x con 1, devo fare la derivata del cubo della norma di x, d'accordo? Questo viene 3 volte la norma di x al quadrato, devo fare la derivata della norma di x. Chi è la norma di x? È la radice di x con 1 quadro più x con 2 quadro più x con 3 quadro. Allora faccio la derivata di questo rispetto a x con 1. Quindi cosa faccio? Viene 2 volte 1 fra 2 volte la radice, cioè 1 fra 2 volte la norma. Vedrò? Sì. E quindi c'è la norma di x per 2x con 1. Allora, poi. Quindi questo è uguale alla norma di x al cubo meno 3, questo lo semplificare anche meno 3 la norma di x per x con 1 quadro. Trovate? Sì.
questa è la derivata rispetto a y con 1. Quando farete la derivata della seconda componente rispetto a x con 2, per sinistra cosa avrete? Tutto uguale, al posto di x con 1 avrete con 2. X con 2. Quando farete la derivata della terza componente rispetto a x con 2, tutto uguale, al posto di x con 1 avrete x con 3. Ritrovate? Ritrovate la parte della divergenza. C'è la divergenza. Ci va tutto, poi la divergenza. Di 12 fratta la norma di x al cubo per x. Questo è uguale a 12. Allora, cosa fare? Sarà questo termine. Più ci sta la derivata della seconda componente. Questa è la stessa dimensione, guarda. La stessa dimensione, questa, non lo chiamano tutto. Che è uguale 12, cosa viene qua? Viene frazione tutta la norma di x alla sesta. Poi cosa abbiamo? 3 volte la norma di x al cubo. Poi cosa avrò, ragazzi? Meno 3 volte la norma di x. Cosa moltiplica? X1 quadro più x con 2 quadro più x con 3 quadro. Che è uguale a 12. La linea di frazione. 3 volte la norma di x al cubo. Questo è altro che la norma di x al quadrato. Trovate? La norma di x viene 3 volte la norma di x al cubo, fratta la norma di x. Chiaro, questa non è x, la norma di x al quadrato con la norma di x al cubo, più uguale a 0. Quindi questo integrale viene. Ragazzi, stavo a cancellare, ragazzi, aspetta, stavo a cancellare. Sì? Copiato? Possiamo? Sì o no, scusate? Sì. Ok, dai. Calcolare
l'area della superficie P, due punti, x y, appartenente a AC, che è uguale, parentesi da x y, appartenente a R quadro, tale che x quadro più y quadro è minore o uguale di 1, associa, chiusa parentesina, x più y, virgola, x quadro più y quadro. Io parlare di questo per la Bologna. Cosa vuole per definizione l'area di una superficie regolare? Area di phi è uguale all'integrale doppio su c della nota della di phi rispetto a x della parziale prodotto vettoriale della parziale phi rispetto a y dx dy. Che è uguale, la calcoliamoci la data di phi rispetto a x, la data di phi rispetto a y, c'è il prodotto vettoriale a destra, fatto là su, la data di phi rispetto a x di questo qua a integrale doppio su c della radice 4x quadro più 4y quadro e x passiamo alla cosa che mi fare passare a coordinate polari, poniamo quindi x uguale rho coseno di teta, senza scritto, dobbiamo già altre volte. Y uguale rho seno di teta, d'accordo? Rho dove varia? Tra 0 e 1, e teta dove varia? Tra 0 e 2 pi greco. Determinante della matrice jacobiana è rho. Penso questa applicazione, questa è un'abiezione di classe C1 con determinante maggiore di 0 almeno insieme risolve in quindi tutto funziona. Quindi questo è uguale. Ah, integrale tra 0 e 1, aperto integrale tra 0 e 2 pi greco e la radice che la 4 rho quadro più 1, poi devo moltiplicare per il modulo del determinante della matrice jacobiana per rho, per rho e teta per rho, quindi questo è il fatto. Posso fare, questo non dipende da teta, ma un po' fuori, quindi integrale tra 0 e 1. No, aspetta. Tutto questo quindi viene rho per la radice di 4. No, c'è cioè 4 per 4. Più per 2 pi greco.
di un integrale di 2π. Ragazzi, guardate, chi è la derivata di 4 rho quadro? 1 è 8 rho. Quindi ci abbiamo 2, passiamo a finire il 4, quindi questo è uguale a un quarto. E quindi abbiamo di dire chi sarà 4 rho quadro più 1, no, 4 pi, pi greco, quindi 4 rho quadro più 1 alla 3 mezzi per 2 terzi calcolato da 0 è uguale, quindi a pi greco 2 2 questo è il terzo, quindi è pi greco sesti per punto 1 viene 4 e 1 5 5 elevato a 3 mezzi, metto 5 elevato a 3 mezzi per punto 0 e 9. Trovate? Abbiamo il testo quanto la sia fi scusa Francesco, sia di uguale parentesi graffa UB appartenente ad R quadro tale che U quadro più B quadro è meno uguale di 1 chiusa parentesi graffa. Poi sia F 2 più UB appartenente a B un piccolo punto da parentesi non vedi appartenente a B associa U meno B virma U virma U quadro più B quadro. Devi fare la bella puntina altrimenti quello. D'accordo? Chiusa la tuta. Utilizzando le formule di Stokes. Utilizzando la formula di Stokes.
integrale. Sul bordo di S orientato positivamente, quindi più il bordo scolare. No, qui non l'ho visto, non riesce a vedere. Più la frontiera S. D'accordo? Sul bordo di S orientato positivamente. Di X quadro Z dx più y dy più yz del z. Allora, quindi x quadro z, d'accordo? Dx x quadro z dx più y dy più yz dz. Ragazzi, non so se questo è il test esatto, ma volta ce lo consegno più, cioè più yz, ma ho scritto meno di yz. Proviamo, vediamo se sono. Allora, mi applicare a calcolare questo, con la formula di Stokes. Chi è S? S ed S è il sostegno di φ. D'accordo? Ragazzi, cosa vuol dire? Quindi avete una superficie con bordo. Avete orientato il bordo positivamente. Abbiamo visto cosa vuol dire orientare il bordo positivamente. Dovete calcolare l'integrale di questa forma differenziale in R3 sul bordo della superficie. Che vuol dire che c'è a questo punto la formula di Stokes. Voi vi ricordate come si può scrivere? Che cosa è uguale l'entrata in una forma differenziale? Se indicate con F il campo vettoriale che ha per componenti i coefficienti della forma differenziale, l'integrale della forma differenziale non è altro che l'integrale curvilineo di F scalare il versore tangente. Il versore tangente, ricordate? Non è altro che il lavoro che si compie per spostare la particella. Quindi indichiamo con F F grado x y z uguale x quadro z virgola y virgola y con z. Inseriamo questo campo, d'accordo? Questo è il campo spaziale. Allora, questo integrale posso scrivere come uguale a l'integrale sul bordo di S. Ragazzi, non occorre mettere di più perché abbiamo detto che lo trasformiamo in un integrale curvilineo. L'integrale curvilineo non dipende dalla parametrizzazione, l'integrale sul bordo di S. Di F scalare T. In S, dove quello che dipende dalla parametrizzazione però è t che è il versore normale del bordo di S orientato positivamente, cioè il versore tangente del bordo di S orientato positivamente. Allora, dove T è il versore tangente del bordo
di S orientato positivamente. Mi sa la tenere, non è che passando da qua a qua sembra che sia sparito il fatto che il bordo è orientato positivamente, no, ricompare nel versore tangente. Va bene, allora ragazzi, questo è uguale a questo, ma per la formula di Stokes questo è cosa uguale? Per la formula di Stokes è cosa uguale a questo? All'integrale sulla superficie di che cosa? Del rotore di F scalare il versore normale. Questo è uguale. Vabbè, integrale su S del rotore. Rotore, no? Di F scalare N. Quindi sigma, d'accordo? Dove N è il versore normale alla superficie. A teatro sul genitore sbagliato. Pericoloso. Ok? Normale alla superficie. Quindi ragazzi, siamo passati dall'integrale lungo una curva di una forma differenziale, con un'integrale curvilinea o un'integrale di un'integrale superficiale. Quindi calcoliamo questa integrale, d'accordo? Quindi dobbiamo calcolare il contesto di questo. Adesso integrale su S del rotore di F scalare N I desi. Questo è sigma in desi, d'accordo? Però dobbiamo calcolarci tutte le informazioni, dobbiamo calcolarci il rotore e la normale, fare il prodotto scalare e fare l'integrale. D'accordo? Allora, iniziamo a calcolare il rotore di F. F sta là sulla logica B, scusa, di parlare questa qui, perché la faccio tutto il rotore. Come si calcola formalmente il rotore? Scriviamo una matrice, dove sulla prima riga ci mettiamo... una matrice, sulla prima riga ci mettiamo la grada rispetto a X, prima riga, la grada parziale rispetto a Y. No, senza non è, solo delata parziale, solo su questo delata parziale. Delata parziale rispetto un po' più a destra, rispetto a y, rispetto a z. Sulla seconda riga ci mettiamo il campo. X uguale z, y, z. Ok? Facciamo questa matrice. Ma formalmente come si calcola il rotore? Eliminiamo la prima colonna, ci calcoliamo il determinante di quello che resta, dobbiamo farci i determinanti minori, però con l'accortezza che invece di fare i prodotti dobbiamo fare le reali parziali. Allora, chi sarà il primo elemento? Cancello questo, mettiamoci qua il tutto, ci apre rotore di F. Questo è un ausilio che ci aiuta a ricordare come fare il prodotto di rotore. Quindi faccio direttamente. Rispetto a y, questo, la relata rispetto a y, y, z è z, la relata rispetto a z di y è z, quindi poi cancello questa, la relata rispetto a x, y, z è 0, la relata rispetto a z di x quadro 0 è x quadro, no. Questo meno questo. Meno questo o più questo? No, più, segno più. D'accordo? Poi cancelliamo questa,
quadrare questo rispetto a y e quadrare questo rispetto a y. Vi trovate, ragazzi? Ciao tutti quanti. Quindi il rotore di F, questo è per definizione, questo è soltanto un ausilio che vi ricorda come calcolare. Allora, questo è il rotore di F, d'accordo. Dobbiamo calcolarci la normale alla superficie. Calcoliamoci un vettore normale. Qual è l'inversore normale? È un vettore normale di norma unitaria. Calcoliamoci quindi la radice fi, questa fila, la radice fi rispetto alla radice fi rispetto. La derivata di fi rispetto a u è uguale. Allora, qui, parentesi, un vettore. La variabile rispetto a u fa 1. Però, la variabile rispetto a u fa 1. Terza componente rispetto a u fa 2. Poi, la derivata mi fa la rispetto a b sotto. Allora, la derivata della prima componente rispetto a b è meno 1, la derivata della seconda componente rispetto a b è 0, la derivata della terza componente rispetto a b è 2. Quindi la faccia della derivata di fi rispetto a u, cioè la derivata di fi rispetto a u di fi prodotto vettoriale, la radice fi rispetto a b. Quindi, cancello questo, e viene meno 2b, meno 2. Meno 2b, meno 2b, meno 2. Cancello questo e viene 1. Che ora difficoltà individuare il 2 di 2. Questo cos'è? Vi trovate, ragazzi? No. Anzi? Dare 2u meno 2b alla seconda componente. Secondo, cancello questo. Perché moltiplico per meno 2b. Meno 2b. Meno 2. Meno 2. Sul secondo si scambia. Perciò ci sta un meno. C'è un altro meno. Cioè, sarebbe 2 questo meno quell'altro, però quello cambia di segno e quindi quello negativo viene positivo e quindi viene 2u meno 2b. Aspetta, dovrebbe essere allora, facciamo meno 2b più 2u, d'accordo? Quindi meno 2b meno 2u e cambia di segno. Ti trovi? Sei convinto? Allora, fai diagonale più CK. No, ma quello è meno. Vieni. Ah, no, no, sì. Ti trovi? Sì, sì. D'accordo? Poi, ragazzi, cosa dovremmo fare? Là, qui interviene N è il versore normale. Dobbiamo andare a dividere. Per la norma della derivata di fi rispetto a u, vettore elevata di fi rispetto a b, perché si interviene il versore normale. Però questo è tutto inutile fare tutto questo, perché poi dobbiamo moltiplicare quello che questa quantità.
Nell'interesse d'accordo? Va bene. Quindi, quale cosa viene? Niente. È uguale. Allora, il rotore, dov'è il rotore? Che parte? Là. Viene z, x quadro, 0. Per andarci a calcolare. Questo, aspetta un po', da calcolarci questo sulla superficie. D'accordo? Quindi, al posto di 0 dobbiamo sostituire u quadro più v quadro. Quindi l'integrale doppio, l'integrale doppio su di u quadro più v quadro, d'accordo? Tra parentesi, che moltiplica di prodotto scalare questo, quindi moltiplica la prima componente di questo campo, quindi moltiplica 2b diviso la norma della di phi rispetto a u prodotto la di phi rispetto a b. Poi secondo elemento che è x quadro. Quindi al posto di x dobbiamo sostituire u meno b al quadrato più u meno b al quadrato che moltiplica il secondo elemento più il campo. Quindi metteci un meno fuori, viene due volte u più b diviso la derivata di phi d'accordo? Provate. Poi il terzo terzo interruttore è 0, moltiplicato questo, uno fa 0. Tutto questo che cosa ho moltiplicato? Per definizione di integrale superficiale, cosa ho moltiplicato? Per la norma della radio di phi rispetto a u prodotta della radio di phi rispetto a b. Della radio di phi rispetto a u. No, prodotto vettoriale. Rispetto a b. De u del b. Ragazzi, è chiaro? Sono chiari i passaggi? Chiari a tutti? Dobbiamo ripeterli? Va bene. Ragazzi, questo e questi semplificati. Devo del disco, sì? Devo del disco. No. Allora semplifichiamo. Vediamo. D'accordo? Trovate? Che è uguale questo? Cosa viene? Qua ci sono due punti. Viene l'integrale doppio su D. 2V U4. Non toglie parentesi. Più 2B al cubo. Poi questo fatto viene. Allora, questo viene un 4, allora, un quadro, facciamo cioè, meno, aperta tonda, un quadro, più di 4, meno 2 ub, che moltiplica, 2 volte, un più di, devo. Che uguale l'integrale doppio su D di 2B U4 più 2B al cubo. Grazie, questo è quello che voi conti, viene meno 2, quale 2 passa con 2 togli così, 2 sono stati 2 in evidenza, portalo fuori.
quindi viene meno u al cubo meno u quadro b più b quadro u, no scusa, meno b quadro u, meno b al cubo più 2 u quadro b più 2 u b quadro. Devo vedere. Grazie, provate dai conti. Controllate se vi trovate. Sì o no? Tra tutti quanti? Avanti. Allora, con B un quadro che ci sta? B un quadro. No, B un quadro. Sta questo. Quando sono questi due, no? Sta questo io qua, quindi uno, due, tre, questo è il quadro, no? Ah sì. D'accordo, quindi si sta due volte. Allora sta 2, poi 2 u quadro b, poi più b al cubo e meno b al cubo se ne vanno qui, poi c'è meno u al cubo se la sono sempre, e poi ci sta più b, no, più u b quadro, devo dire b. Questo è uguale a due volte mi trae doppio su D. Mettiamo un'evidenza U che moltiplica 2UB meno quadro più B quadro di U. Trovate? Passiamo a coordinate polari. Vabbè, sempre ρ uguale, cos'è ρ? U uguale ρ cos teta, più uguale ρ sin teta, è con ρ che varia tra 0 e 1 e teta da 0 e 1, quindi questo diventa, lo sappiamo ormai, viene due volte l'integrale tra 0 e 1, l'integrale tra 0 e 2 pi greco di u ρ cos teta, ρ cos teta, poi aperta tonda 2 ρ cos teta, ρ sin teta, meno ρ quadro cos quadro teta più ρ quadro sin quadro teta, plus che moltiplica ρ per il modo del determinante della radice jacobiana, per no? Del ρ di teta, ma questo è di teta, scusa, di teta, chiusa parentesi, del ρ. D'accordo? Sì. Vediamo se cosa dire.
ragazzi, alla fine ci sta un Rho 2, 2, 2, 3, Rho alla quarta, viene due volte l'integrale tra 0 e 1 di Rho alla quarta, d'accordo? Poi viene l'integrale, guardate ragazzi, l'integrale tra 0 e pi greco di, lasciamo, l'integrale tra 0 e pi greco di due volte coseno quadro teta seno di teta. Poi ciò più in deteta, in deteta, più l'integrale tra 0 e pi greco ci sta qui, allora coseno quadro scivo, cioè, scusa, meno coseno quadro scivo 1 meno sen quadro di teta, tra parentesi tutto, per il coseno di teta in deteta, più l'integrale tra 0 e 2 pi greco di sen quadro teta per il coseno di teta in deteta, chiusa parentesi tonda in deteta. Questo era coseno quadro seno quadro, aspetta. Il primo era coseno quadro seno. Primo coseno quadro seno. Il secondo 1 meno sen quadro per coseno. E il terzo sen quadro coseno. Come vai? Hanno zero tutti in campo, perché guardate. La primitiva di questa chi è? La derivata del coseno è meno seno. D'accordo? Cercate su meno fuori, questo viene un coseno al cubo terzo tra 0 e 2 pi greco fa 0. Questo qua, l'integrale del coseno tra 0 e 2 pi greco fa 0, sen quadro, la derivata del sen quadro, la derivata del seno è il coseno, quindi un seno al cubo che fa 0 questo. Idem questo, la derivata del seno e il coseno, questo viene un altro seno al cubo tra 0 e 2 pi greco che fa 0. Quindi questo integrale fa 0. No, grazie. Chi vuole venire? C'è tanto questo esercizio. Voi? L'integrale sul bordo di S orientato positivamente di dx
dz, dove S è il sostegno, della superficie Z, Z uguale X più 3 seno di X quadro meno Y quadro, meno Y quadro. Virgola. E x quadro più y quadro meno uguale di 1, virgola, x quadro più y quadro meno uguale di 1. Quindi l'integrale, che non è uscito bene, sulla frontiera di S, non vedo, di x più y di z, di x più y di z, sulla frontiera di S, sul bordo di S, orientato positivamente, e z uguale a x più 3 seno di x quadro meno y quadro, tra che x quadro y quadro sono uguali. D'accordo? Allora, la seconda cosa, scriviamoci la superficie. Questa è una superficie cartesiana, d'accordo? Sì. Indichiamo con B, come anche con C, come volete voi. B, cioè D, D uguale, parentesi graffa, xy appartenente a R quadro, tale che x quadro più y quadro è meno uguale di 1, chiuso parentesi, d'accordo? E chi è phi? Phi? Ok, due punti, x y noi denotiamo con x y appartenente a D, associa x virgola y virgola x più 3 seno di x quadro meno y quadro. D'accordo? Questa è la superficie. Ragazzi, questo chi è? S è il sostegno di questa superficie, questo è il bordo della superficie orientato positivamente. Come prima applichiamo la formula di Stokes. Per applicare la formula di Stokes dobbiamo scriverci questo in un modo particolare. Questa cosa è uguale? Allora, indichiamo con F il campo vettoriale che ha per componenti i coefficienti di questa formula differenziale, quindi sia F, F, scegliela in fondo, F, F grande, di x, y, z, uguale. Chi è più coefficiente? Chi è più coefficiente, ragazzi? 1. Eh? Chi è il secondo coefficiente? Chi è il secondo coefficiente? 0. Terzo coefficiente? Y. Tra parentesi. D'accordo? Questo è il vostro campo vettoriale. Quindi questo non lo posso scrivere. Questo è uguale all'integrale sul bordo di S. Di S. Di F. Scalare T, T grande, T maiuscolo. Indesimo. Questo è integrale curvilineo. Vedi, la sua integrale è una forma differenziale lungo una curva, integrale curvilineo. Dove chi è T? Scriviamo cioè chi è T. T? T è il versore tangente al bordo di S orientato positivamente.
D'accordo? Questo è T. Allora possiamo applicare la formula di Stokes. Quindi questa è uguale, diciamo qua sotto, la formula di Stokes è uguale all'integrale su S del rotore di F. La parentesi, scala da n indesimo, indesimo, dove chi è n è il versore normale alla superficie, dove n è il versore normale a fi, alla superficie fi, diciamo alla superficie fi. Quindi dobbiamo fare come prima, calcolarci il rotore, calcolarci il versore normale, fare il prodotto scala e calcolare l'integrale. Se c'è tutti i punti, eh? C'è quale cosa abbiamo F. Calcolare il rotore di F. Per ricordarvi come fare, per ricordarvi la formula, stupido. Il rotore di F è uguale. Allora, la derivata di rispetto al segno 1. Perché questo diventa meno z. Guarda ragazzi, metto il 1, 0, questo è il rotore. Calcolare la derivata di fi, adesso devo calcolare il versore normale. Calcolare la derivata di fi rispetto a quel b. Giusto, di fi rispetto a x. Guarda le parentesi ragazzi, c'è le parentesi qua. Vedete le parentesi qua. Devo farci così, chiama tutti vettoriali. Meno 6x.
meno 6 poi meno 20 più 3 6 6 poi più 2 6 6 però posso considerare questo devo normalizzarlo, eh? Questo diviso da norma è un processo inutile perché poi noi dividiamo per la norma, poi dopo moltiplichiamo per la norma, quindi non serve nulla fare questo per ricordarcelo. Questo è uguale allora. Integrale doppio su come si chiama su D. Ciao, ciao, andiamo la sua. L'integrale doppio su D. Allora il rotore, questo è il rotore 1, 0, 0. Devo fare, quando faccio il rotore, scalare questo è giusto la prima componente. Allora? Sì. Allora la prima componente. No, meno 2. Meno 2. Ah, meno. Poi ragazzi, cosa dovrei fare? Dovrei dividere per la norma del prodotto vettoriale, d'accordo? Però devo moltiplicare per la norma del prodotto vettoriale, quindi finisco qua. Dx. Questo è uguale. Allora, l'integrale su, di meno 1 su D cosa viene? La misura di D, quindi viene meno, cancello. Questo è il coefficiente d'origine, il raggio 1 viene meno pi greco. Allora, meno l'integrale doppio su D di 6 x come passiamo? Ragazzi, vediamo un po', qua passiamo a quello delle polari, non può dire troppo perché abbiamo dei cosini, avremo dei cosini di seni e così via di seguito. Allora andiamoci a chi è la nostra, chi è D? Disegniamo il centro, c'è il centro di ragione. Vediamolo come dominio normale, d'accordo? Vediamo un po'. Allora ragazzi, vediamolo come dominio normale. Iniziamo a vedere come dominio normale rispetto all'asse X, d'accordo? X dove va? Tra meno 1 e 1. E y dove va? Questo è radice di 1 meno x quadrato e questo è radice di 1 meno x quadrato. Quindi se vediamo il dominio normale rispetto all'asse x, d è uguale insieme a x di y appartenenti a r quadro, tale che x è maggiore o uguale di meno 1 e minore o uguale di 1 e y è minore o uguale della radice di 1 meno x quadro, maggiore o uguale della radice di meno radice di 1 meno x quadro. Vi trovate ragazzi? Quindi quello come si decompone? Pi greco, meno pi greco.
radice meno radice di 1 meno x qua per radice ragazzi, però facendo questo, vedendo come modulo normale rispetto all'asse x, vabbè, x possiamo portarlo fuori dell'integrale, ma come si calcola l'integrale così di x quadro meno y quadro? D'accordo? Che mi sembra che abbia fatto un passo avanti. D'accordo? Facciamo un'altra cosa allora, invece di vederlo come domino normale, guardate una cosa ragazzi, questo è chi è la derivata di x quadro, la derivata di x quadro meno y quadro rispetto a x è 2x, quindi a meno di un fattore moltiplicativo 2 questa è la derivata di x quadro meno y quadro, d'accordo? Quindi se io stessi qui integrando rispetto a x sarei in grado di fare questo integrale, vi trovate? Allora cosa mi conviene fare? Invece di vedere il mio dominio come normale rispetto all'asse x, lo vedo come dominio normale rispetto all'asse y. D'accordo? Allora, è chiaro ragazzi questo fatto? Qua c'è x quadro meno y quadro, la x quadro, la derivata di questa funzione rispetto a x è 2x. D'accordo? Quindi se io stessi integrando rispetto a x, saprei calcolare questo integrale. Quello che mi viene, conviene fare è vederlo io come dominio normale rispetto all'asse y, così qua integro rispetto a x. Lo posso fare, lo andiamo a fare. Cancelliamo. Adesso andiamo come dominio normale rispetto all'asse y, questo sarà y uguale a meno 1 e 1. D'accordo? E poi ci sono due funzioni. Questa qua è la radice di 1 meno y quadro. Questa qua è meno la radice di 1 meno y quadro. Quindi d me lo scrivo con insieme questo x y appartenente a r quadro. Tale che y è compreso tra meno 1 e 1. E x è compreso tra radice di 1 meno y quadro. E meno radice di 1 meno x più y quadro, quindi qua passa quando scambiamo no anche qua d'accordo? Quindi se non scriviamo così questo viene y quadro di x di y. Trovate? Trovi? Ciao a tutti quanti. Vabbè, quindi qua cosa faccio? Qua mi serve un 2x, 3 e qua c'è 32. Quindi questa è la derivata di questa rispetto a x. Quindi chi è la prima idea di questa? Questa funzione? Non possiamo fare per parti x quadro meno y quadro. Perché fare per parti? Tu c'hai. Adesso siamo in grado di calcolare la prima idea di questa. La prima idea di questa è chi è? Rispetto a x. È il seno di x quadro meno y quadro. Trovate? Quindi questo qua l'integrale. Meno pi greco. Meno 3. Integrale tra meno 1 e 1. Diventa. La parentesi. No. Sì.
di dy. Dy, questo è uguale. Facciamo qua su. Ah, meno pi greco. Meno 3. L'integrale tra meno 1 e 1. Bisogna sostituire, ragazzi, a x o a y? A x l'ho sostituito, questa roba qui. Quindi viene il seno di meno quadro meno di no, al quadrato viene sempre 1 meno y quadro. Ma questo fa 0 questa matita, ragazzi, sono uguali questi due, quindi uguale. Allora, aspetta un altro, se c'è lezione, questa è una matrice, non ci la D'accordo? Ok. Allora, chi vuole venire? Calcolare l'integrale su S di l'integrale su S di 1 diviso sotto il segno di inflazione tutto va derivando z aperta tonda y meno 1 più radice di z chiusa tonda per radice di 40 radice di 40 z più 9 z y meno 1 più radice di z per radice di 40 z più 9 più 9 dove s è questa superficie. Ragazzi, c'è ancora qualcuno alla fine, abbiamo fatto 3 ore senza interruzione. F S
è il sostegno di fi, due punti, a U e B appartenenti a B. Associa aperta d'onda 3U virgola V numero B virgola V4. La prossima volta che c'è lezione adesso, d'accordo? Per a caso lo correggiamo la prossima volta, d'accordo? Ok, ci vediamo la settimana prossima. Proprio fatto tutti gli esercizi, ragazzi, che mi inventi fare.